capobastone. Uè, bei puttanoni, come va? Spero tutto bene. Saluti dall'egregio maestro, maestro con la M maiuscola altrimenti mi offendo, capobastone, il king di Rise of Kingdom Italia. Allora, sono qua finalmente per presentarvi l'anniversario numero 2 di Rise of Kingdom. L'anniversario e questa modalità, diciamo, sarà consultabile dal 19 settembre al 2 ottobre 2021. Quindi c'è un range ristretto per consultare tutte queste quattro sezioni. Oggi, per cominciare, vi porto la più importante. La più importante è quella dell'annuario di Rise of Kingdom. Voi lo sapete che l'anno scorso io feci un video dell'annuario del volume 1 che conteneva ovviamente tutte le cose che avevo fatto durante l'ultimo anno. Uscì dopo pochi mesi di gioco, quindi le cose che avevo fatto non erano poi tante. Poi ero ancora debole, non avevo neanche le T5, non avevo un cazzo. La tecnologia era praticamente la metà della metà di quella che è adesso. E allora era poca roba, anche se ho fatto dei risultati molto buoni. Ora però andiamo a vedere l'annuario di Rise of Kingdom 2021. Si potrà anche commentare l'annuario mettendo dei titoli, poi vi faccio sapere come si fa più avanti. Ora, ragazzi, godetevi l'annuario 2021 di Rise of Kingdom by Capobastone. Godi popolo! Iniziamo questo viaggio che ci porterà a raccontare e a vedere tutto quello che ho fatto durante questo anno. Andiamo subito a vedere. Premessa: non è proprio preciso, ci sono alcuni bug e poi la traduzione in italiano non è precisa. Quindi purtroppo dovremo un attimino interpretare quello che c'è scritto. Speriamo che ti sia divertito molto con Rise of Kingdom, il successo della tua civiltà è frutto del tuo lavoro. Beh, considerate che questo è l'unico gioco che mi piace veramente, che mi sta tenendo incollato anno dopo anno, quindi direi che mi sono divertito e mi sto divertendo tanto. La tua avventura è iniziata il 3 maggio 2020 con la civiltà Arabia. Ecco, vedete, qui c'è un errore. Io non ho iniziato con Arabia, ho iniziato con Roma, poi ho cambiato in Arabia e adesso sono in Germania. Quindi purtroppo c'è un errore, ma è un piccolo bug. Da allora due civiltà hanno sperimentato il tuo governo benevolo. In realtà sono tre: Roma, Arabia e Germania. Andiamo avanti. Hai combattuto per 360 giorni, quindi praticamente un anno intero, e esercitato la carica di governatore devoto per 5.444 ore. Insomma, 5.444, ho fatto veramente i danni. Il 2021-09-11, quindi l'11-9-2021, hai stabilito il record personale di crescita di potenza di 1.361.168. Penso che fosse durante l'evento delle T5, quando ho fatto le T5 poi ho sparato giù di botti con i velocizzatori. Adeguata valutazione definisce la rinascita gloriosa della tua civiltà. Hai iniziato dal regno di Nazeng, regno morto e schifoso putrido con i vermi, e attraversato due regni altrettanto pittoreschi. Andiamo avanti. I barbari più forti cercano di sfidarti e più passi e siti sacri in tutto il regno giacciono inesplorati. 2.092.785 medaglie del conquistatore testimoniano la tua potenza. Hai sbaragliato 31.583 truppe barbare in totale. I barbari di livello 52 non sono un problema per te. Questi sono i livelli massimi dei barbari che ho fatto. Purtroppo, non andando nella terra del re, mi sono dovuto fermare a 52. Hai schiacciato 307 guardiani dei siti sacri sotto i tuoi piedi, creando un luogo sicuro dove il tuo regno potesse crescere e fiorire. Giriamo pagina. Questa è bellissima, raga. Tenetevi forte perché qui ho fatto i record. 23 diversi edifici cittadini e 12 civiltà uniche costituiscono un sistema di edificazione della città che ti dà la libertà di creare come meglio credi. La status di VIP 13, ma io direi tra poco 14, è un segno distintivo del tuo valore e hai messo da parte con saggezza 813.326 gemme. Queste sono tutte le gemme che ho guadagnato su Rise of Kingdom. Ora pensate ad averle tutte insieme. Pensate quante gemme abbiamo dovuto usare in questi anni per aumentare di potenza. E sono solo al VIP 13, con tutte queste gemme. Ok, d'accordo, ho girato tante ruote, però insomma, capite che sono una quantità spropositata e alcuni
shopponi ce le hanno così di base, come se fossero noccioline. Hai raccolto risorse 8.004 volte per accumulare un totale di 8.101.325.297 risorse. Potresti avere una preferenza sul cibo, quando in realtà adesso è sull'oro, e che ne hai raccolto l'incredibile numero di 2.950.875.535. Raccogli come un pazzo per un altro anno. Anche l'anno scorso avevo questo titolo, raccogli come un pazzo. Hai prestato attenzione al tuo sviluppo investendo 7.546.704.805 risorse per aumentare il tuo potere. Megoglioni! Giriamo pagina. Prima di interpretare un'avventura davvero intensa, assicurati di portare amici con te per l'avventura. Hai goduto della compagnia di The Guardians, che adesso sono i Guns, la mia alleanza, e i membri potrebbero riferirsi a te come l'anziano affidabile. Ormai c'ho il pelo sullo stomaco. Più o meno hai risparmiato, sentite questa, per farvi capire quanto io sia utile, perché poi ci sono quei coglioni merdosi pompinari che dicono «Ma tu non combatti! Ma tu non combatti!» Guardate, sentite, dopo ve la spiego perché alcuni non la possono capire. Hai risparmiato 2.161.235 minuti di tempo ai tuoi alleati, mentre loro, a me, hanno risparmiato, mi hanno fatto risparmiare, 922.149 minuti del tuo tempo. Ora ve la spiego perché questa potrebbe essere un po' difficile. Vuol dire che io con tutti gli aiuti che ho cliccato, clicca, 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 ho fatto risparmiare a tutti gli altri 2.161.235 minuti sulle loro cose, ad esempio, non so, sulle ricerche scientifiche, sulla cura delle truppe, eccetera, eccetera. Mentre loro, tutti gli altri, mi hanno fatto risparmiare a me neanche la metà, neanche la metà. Quindi capito quanto è inutile capobastone che non combatte? Guardate qua, gli altri li ho fatti crescere di 2.161.235 minuti e loro neanche della metà, per farvi capire quanto sia altruista. Andiamo avanti. Questo vabbè, non ne ho fatte tante con Osiride, però un generale preparato e reclutato 3.996.788 soldati nelle tue tende, cavalleria il tuo preferito, ma ci mancherebbe. Hai combattuto in 515 scontri brutali, schiacciando 2.934.695 nemici sotto i tuoi stivali, in 279 vittorie. Hai veramente superato te stesso come il più grande stratega. Hai ribaltato le sorti di 10 battaglie nell'arca di Osiride, ribaltato le sorti, contribuendo enormemente in 5 vittorie di esse, quindi la metà ho contribuito enormemente. Hai ottenuto un punteggio massimo di 33.810 e una media di 20.450. Quindi il massimo potere ne Osiride è 33.000, una media di 20.000 punti a Osiride. Con le T5 potrei fare molto meglio. Il regno di Ceroli attende che il coraggioso si faccia avanti. I comandanti realmente eccezionali di diverse civiltà raccoglieranno la sfida. Il tuo eroismo è sempre stato impresso nel nord. Hai inviato le truppe per sfidare i ribelli di Ceroli 226 volte e li hai sconfitti 107 volte. Durante molti conflitti brutali, Gengis Khan, il mio comandante preferito e quello che ho maxato, è stato il tuo comandante più capace. Hai preso parte a 249 volte allo studente modello, partecipando a un esame finale e sempre a un orario bastardo, 33 a medio termine e 215 preliminari, sei certamente una potenza in ascesa. Giriamo pagina, siamo quasi alla fine, eccoci qua. Queste sono le parole chiave che mi hanno dato. C'è raccogli come un pazzo, vincente amabile che mi ha dato Asia, quindi c'è un titolo custom perché potete votare condividendo il vostro coso. C'è adeguata valutazione, il più grande stratega e l'anziano affidabile. Prima avevo messo l'anziano affidabile, ma poi Asia mi ha messo vincente amabile e ho messo questo come titolo. Confermiamo, andiamo avanti e qui c'è il finale. Vincente amabile, Guns capobastone, i nostri ricordi del 2020-2021 ci porteranno più vicini mentre ci prepariamo per i nostri prossimi passi e guardiamo avanti per un futuro ancora migliore in Rise of Kingdom. Qui c'è la panoramica di quello che ho, quindi ho 5 punti per ogni cosa, per ogni sezione, ricchezza ovviamente qua ne dovrei avere 10, punti d'attività qui 200.000,
potenza 5, sociale 5, sviluppo 5. Quindi è tipo le caratteristiche di FIFA, no? Che vi danno punti massimi a seconda delle vostre abilità. Ecco, c'ho tutti i punti al massimo, ma penso che anche voi li avrete se non avete iniziato da 2 mesi a questa parte. Tutto il resto ce li hanno. Quindi questo è l'annuario di Capobastone. Potete fare in basso a destra, vedete lo screen, lo screenshot, fate le foto, eccetera, eccetera. Io condividerò il mio annuario nella bacheca di Rise, nel mio gruppo personale Viper Rock. Anzi, se volete essere aggiunti, vi dico subito che dovete mandarmi l'amicizia e chiedermi in chat di essere aggiunti. Così io vi accetto l'amicizia e vi aggiungo. Non fatemi fare a me l'invio della richiesta di amicizia perché non posso. Dovete mandarmi voi l'amicizia e scrivermi in chat: Capo, mi puoi aggiungere come amico nel gruppo? E lì sarà condiviso il mio annuario. Potete votarlo, fate quello che volete. E cari amici, per oggi è tutto. Questo lo volevo salvare chiaramente perché è un ricordo bellissimo. Quindi tanti like per Capobastone. Ci becchiamo al prossimo video. E viva la foca. Saluti, saluti, saluti. Tanti like per Capobastone. Agagagaga.